Dunque, l'archivio storico nasce nel momento in cui esiste una scuola, nel senso che tutte le istituzioni che funzionano col pubblico, che producono documenti, esistono degli archivi. L'archivio storico è una cosa che si costruisce nel tempo, nel senso che non nasce come archivio storico, nasce come archivio. Gli archivi della scuola nascono per conservare i documenti che riguardano gli alunni, gli insegnanti, il personale che frequenta quella scuola e il funzionamento dell'istituto. Per diventare materiali storici devono passare 40 anni. Uno dei motivi per cui ho deciso di lavorare in questo archivio in particolare è perché quando facevo quarta, ancora diversi anni fa, avevamo fatto un lavoro molto interessante con i registri della scuola e mi ero resa conto del patrimonio di notizie e di informazioni che sono racchiuse dentro i documenti conservati nell'archivio. Allora, visto che avevo smesso di lavorare, questa cosa mi piaceva molto, ho deciso di fare un regalo a me e alla scuola e di provare a rendere un archivio storico che in genere era un posto con gli armadi chiusi dove vanno solo i ricercatori. Un luogo dove gli alunni della scuola Fontana e delle scuole di chi voleva potessero usare i documenti per fare ricerca storica e quindi ho cominciato a costruire questo come un archivio che però è anche un laboratorio di storia dove si può venire a fare ricerca e dove voi avete fatto ricerca. Per poter decidere il trasferimento di della parte di archivio storico che adesso si trova in quest'aula, ho dovuto avere il permesso della sovrintendenza e quindi con questa signora che fa l'archivista abbiamo spostato i registri e la corrispondenza, i protocolli e una parte dei fascicoli degli insegnanti. E quello è la parte di archivio storico vero e proprio della scuola. Nel frattempo però le persone che sono venute a scuola qua, alcune di queste persone, hanno deciso che l'archivio storico gli piaceva molto, per cui hanno fatto delle donazioni all'archivio. Ad esempio, tutte le foto dell'archivio sono foto che sono state regalate. La parte invece dei libri che riguardano il periodo fascista in particolare, che sono molto interessanti proprio perché corrispondono al fondo dei registri di quel periodo della nostra scuola, li ho comprati sulle bancarelle, anche se non sono libri trovati nel deposito dell'archivio, sono comunque dei libri che possono essere letti come documento d'archivio proprio perché erano uguali per tutta Italia e quindi se io trovo un libro del 1934 sono sicura che sono esattamente gli stessi libri che venivano usati in questa scuola. Noi abbiamo materiali dal 1911. Dal 1911 al 1932 sono semplicemente dei registri degli esami e degli elenchi degli alunni. Sono registri che danno un mucchio di informazioni, ad esempio per la ricerca sui profughi sono stati utilissimi. Qui in archivio c'è anche la presenza di una serie di testi o comunque di capitoli di testi che riguardano quella che viene chiamata storiografia ufficiale,
la storiografia ufficiale e i testi che su un dato argomento sono stati scritti da molti autori, non da uno, perché uno può raccontare la storia come gli piace.